Oggi un blog diceva usciranno gli stupratori e gli assassini, no? Il blog di Beppe Grillo Queste sono cose dette per generare emozione nella gente, per provocare così momenti di disaffezione. In realtà noi non abbiamo fatto nulla di più di quanto non era già previsto dalle leggi. E abbiamo solo previsto, ma per un arco di tempo massimo di 2 anni, quindi fino al 2015, un'accelerazione, un ampliamento delle giornate d'uscita favorevoli, ma sempre con il giudice che deve valutare che tipo di detenuto deve trattare. Quindi è il giudice che poi vede il serial killer e lo lascia dentro. Cioè non sono mai fatti automatici come gli indulti, sono fatti che vanno visti caso per caso dal magistrato di sorveglianza, che ha la responsabilità di verificare se concedere ulteriori benefici. L'arco del 2015 è un arco che ci viene segnato da Bruxelles, anzi da Strasburgo, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha chiesto un impegno forte sulle carceri. Come lei sa, siamo in una situazione molto, molto difficile perché abbiamo un'emergenza carceraria che è sotto gli occhi di tutti. A fronte di 47.000 posti, che poi non tutti sono agibili, abbiamo per ora una popolazione di 62.000 detenuti. Speriamo di riuscire a diminuire anche se di poco questo numero. Nel frattempo stiamo lavorando per costruire nuovi posti in modo da avere una risposta più adeguata. Contemporaneamente, i detenuti in attesa di giudizio è bene che attenda il giudizio magari domiciliari, il tossicodipendente può espiare la sua pena in una comunità di recupero. Lo straniero può espiarla all'estero, a casa sua, insomma. Quindi tutta una serie di accorgimenti che dovrebbero aiutarci a ridurre questo sovraffollamento carcerario.